Vengo dal mondo delle scienze cognitive, in particolare sono laureato in psicologia, ma appunto mi sono occupato di questa forte convergenza tra l'informatica e il mondo della psicologia, delle neuroscienze più che altro. E vorrei in realtà partire da una considerazione. Penso che la mia relazione, forse anche in maniera un po' provocatoria, possa essere vista invertendo il titolo del convegno. La storia nell'era digitale. Io forse vi parlerei dell'era digitale nella storia, cioè di come nella storia umana, nella storia del cervello umano, della psicologia umana, come si colloca l'era digitale, insomma, nella storia dell'evoluzione umana. Altra premessa, non ho intenzione di parlarvi di nuove tecnologie, perché ritengo che psicologicamente e pedagogicamente continuiamo a sbagliare. Basta chiamarle nuove tecnologie, non sono nuove tecnologie. Forse lo sono per gli adulti, ma non lo sono per i bambini di oggi, qui bambini e ragazzi di oggi. Per cui continuare a chiamarle nuove tecnologie significa commettere un errore intrinseco e significa già rapportarsi ai nostri giovani dicendo loro noi siamo dinosauri. Quindi è proprio sbagliato. Nuove tecnologie saranno sempre nuove tecnologie, anche l'ultimo motore della Ferrari è una nuova tecnologia. Definire le tecnologie digitali come nuove tecnologie è improprio. Pensate di andare in una delle vostre classi e parlare ai vostri ragazzi dicendo vi presento internet, loro la leggono come una nuova tecnologia? Non penso. Quindi con me parliamo di tecnologie, non di nuove tecnologie. Dunque, partirei, visto che nel titolo, insomma, del mio intervento, o meglio, diciamo, nella descrizione dell'intervento, in qualche modo si vuole capire con me come e se sono cambiati gli stili di apprendimento, di comunicazione, di socializzazione dei nuovi giovani. Questa parola, questo nuovi, forse ci sta sulla preferito ai giovani. E partirei da Facebook perché ho l'impressione che ci sia, quando faccio queste conferenze, ci siano sempre dei pregiudizi un po' abbastanza forti nel mondo dei giovani ma anche nei confronti delle tecnologie. Sentivo anche prima si parlava di privacy, di dati, del capitale di Facebook che tanto in borsa effettivamente valeva, adesso un po' crollato, ma insomma valeva centinaia di migliaia di dollari. Non è che ci sia un mostro grande fratello che viene e ci ruba dei dati privati, eh? Cioè non è così. Questa è la pagina di iscrizione di Facebook. Quando i nostri ragazzi o voi vi iscrivete, dichiarate, c'è scritto qui, cliccando su registrazione, accetti le condizioni e confermi di aver letto. Quanti di voi hanno Facebook? Sulle mani? Quanti di voi hanno letto quelle cose? Bravi, bravissimi. Questi tre, però, mi sembra che erano tre o quattro. Ora, non stupiamoci. Cioè, non è che Facebook sia nato per tenere segreti i nostri dati e poi c'è qualcuno che fa il grande fratello brutto e cattivo e li mette in rete No. Facebook è nato per rendere pubblici i nostri dati e voi, quando vi registrate, e i vostri studenti, quando si registrano, accettano questa cosa, punto. Non c'è legge che tenga, è un contratto. Se andiamo a vederlo questo contratto, ma vi faccio vedere solamente una riga perché mi serve poi per i ragazzi, Facebook dichiara assolutamente che il proprietario di tutti i contenuti è cioè il ragazzo, non è Facebook, ma che Facebook si prende alcuni diritti che sono qui esplicitati e che voi avete accettato. Ora, questo ve lo faccio vedere perché non mi piace che si tenda a creare una cultura della paura. Siccome io vi parlerò dei pericoli di internet, perché i cambiamenti cognitivi avvenuti nei bambini sono molto nei bambini perché avvengono principalmente lì, ma poi ve li trovate alle superiori a scuola, sono molto correlati anche al tema dei pericoli. Io però non voglio che si demonizzi il mezzo, perché Facebook non è un mezzo brutto e cattivo che ci ruba i dati. No, Facebook è nato così e noi gli diamo i dati acconsentendo l'utilizzo che ne fa. Che poi noi lo usiamo male, questo è sicuramente vero, ma lo ne parleremo.